Ipotizziamo il caso di un lavoratore che riceva un preavviso di licenziamento. Il datore però, per salvargli il posto, è disposto a offrirgli una mansione alternativa. Si tratta di una posizione di livello inferiore con stipendio ridotto. Il dipendente non è interessato e preferirebbe essere licenziato, ma teme che tale scelta possa essere qualificata come un atto di dimissioni volontarie e pregiudicargli il diritto alla NASPI da parte dell'INPS. Di qui la domanda: in caso di licenziamento, chi rinuncia a un altro posto di lavoro ha diritto alla disoccupazione? La questione che stiamo trattando tocca il tema del cosiddetto repêchage, ossia l'obbligo che grava sul datore di lavoro, prima di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di verificare se sussistono all'interno dell'azienda altre posizioni vacanti, anche di livello inferiore, a cui adibire il lavoratore per non fargli perdere il posto. Cerchiamo dunque di comprendere cosa dice la legge al riguardo. Prima di iniziare, vi ricordo il mio ultimo libro per Mondadori, Culo il successo, il primo manuale antimotivazionale. Successo è essere felici in qualsiasi modo. Successo è molto particolare. È una lettera che ho dedicato a mio figlio, in cui gli ho spiegato che il successo che il mondo ti impone di seguire non è necessariamente quello che fa per te. Successo è essere felici in qualsiasi modo. Successo è far succedere qualcosa, il participio passato del verbo succedere. Qualcosa, qualunque essa sia. E non dimenticate, infine, di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. Ma ora è finalmente arrivato il momento della nostra sigla. Questa è la legge. Il rifiuto del posto alternativo si considera come un atto di dimissioni volontarie? In linea generale la risposta è negativa. Pertanto la rinuncia al repêchage non comporta automaticamente la perdita dell'assegno di disoccupazione. Viceversa, se le parti giungono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il dipendente perde il diritto alla NASPI. L'assegno di disoccupazione infatti spetta solo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro, sia per licenziamento anche se per giusta causa, oppure per dimissioni per giusta causa, cioè imputabile alla condotta del datore di lavoro. Dunque, nel caso di licenziamento determinato da motivi economici, indipendentemente dal fatto che il datore abbia adempiuto all'obbligo del repêchage, il lavoratore ha diritto alla NASPI. Questo perché il repêchage, cioè il ripescaggio, non muta la natura dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro da licenziamento a dimissioni. Esso è solo una condizione di validità del licenziamento stesso. Senza il repêchage, infatti, il dipendente può ricorrere al tribunale e chiedere la reintegra sul posto, ma ciò non toglie che sia suo diritto rifiutare la mansione alternativa per la quale non si sente all'altezza o che magari non corrisponde alle sue ambizioni lavorative. Dunque, in caso di rinuncia alla ricollocazione in azienda, il datore di lavoro procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ciò consente al lavoratore di impugnare il licenziamento se lo ritiene illegittimo, ad esempio perché non sussistono le ragioni organizzative e produttive poste alla base dell'atto risolutivo, e inoltre chiedere l'assegno di disoccupazione all'INPS. Il dipendente non è tenuto a giustificare la rinuncia al ricollocamento offertogli dal datore di lavoro come alternativa al licenziamento. Non deve, cioè, fornire alcuna motivazione. Anche un diniego secco, per quanto illogico possa apparire, non implica penalizzazioni. Di norma, tuttavia, il repêchage viene rifiutato per questi motivi: in genere quando il posto alternativo offerto richiede competenze specifiche che il lavoratore non possiede, o se le mansioni risultano incompatibili con le sue condizioni di salute certificate, e allora la rinuncia può essere giustificata. Oppure quando le condizioni lavorative del posto alternativo, come l'orario, il luogo di lavoro, le mansioni, risultano non idonee o non compatibili con le esigenze personali o familiari del lavoratore. Oppure quando lo stipendio offerto nel posto alternativo è nettamente inferiore alle precedenti esperienze lavorative o non adeguato alle competenze del lavoratore. O ancora, magari, quando ricorrono ragioni eccezionali, come eventi gravi e imprevisti che impediscono al lavoratore di assumere il nuovo incarico. La prova di aver effettuato il repêchage, il ripescaggio, spetta al datore di lavoro, e quest'ultimo, che deve dimostrare che in azienda non esistevano mansioni alternative anche di livello inferiore rispetto a quelle assegnate in precedenza al lavoratore licenziato. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.